Ehi Andrea, come va? Bene, bene, grazie. Allora, Tribe Number 2 di Vita Sassoon, secondo anno consecutivo con il nostro gruppo, che effetto fa essere tra i primi italiani ad assistere a questa nuova collezione Vita Sassoon? L'effetto è molto evidente, che non è solo la questione di essere presente, diciamo, in un'accademia per cui è stato fondato proprio la tipologia e la struttura del taglio, però esserci in qualsiasi momento dell'anno, anche due o tre volte, più di una volta, è sempre un benestante per chi porta qualcosa di nuovo nel suo territorio. Da Sassone oggi è un qualcosa che ti dà una visibilità, è delle idee molto chiare, ti fa capire. Tutto il resto, quello che gira intorno, conta, ma più di questo non conta nient'altro. Grazie. Cosa diresti ai tuoi colleghi che non hanno ancora partecipato ad un corso Vita Sassoon? Ti posso dire, prima che arrivasse Vita Sassoon era un'opinione, diciamo, sicura, però toccato con mano questa realtà ti apre, diciamo, una diffusione di idee, di metodi di insegnamento, di strutturare quelle che è dentro di te, che non hai avuto opportunità di farlo per alcuni anni, insomma, a questa parte. Cosa pensi di portare all'interno del tuo salone? Beh, ovviamente... Anzi, scusami, dei tuoi saloni. Dei miei saloni, quelle che magari mi sono sempre impegnato a fare, l'educazione, essere sempre alla moda, rispettare molto, diciamo, il look, soprattutto attuale, dare sempre qualcosa in più di quelle che magari non possono fare gli altri. Grazie all'esperienza del Sassoon e del gruppo Unica S. Andrea, grazie, ti aspettiamo anche per il prossimo corso. Ok, grazie. See you soon.